magari 10 oppure 20 kN, quindi 1-2 tonnellate a metro. Allora, le considerazioni che faccio sono queste. Adesso non ho, diciamo, noi dobbiamo sempre dimostrare l'ottica del fatto che noi dobbiamo pensare di essere in una situazione in cui dobbiamo predimensionare, progettare di larga massima struttura, ma poi chiaro che ci riserviamo di fare tutti i calcoli con il calcolatore. Se è così, più o meno se questa luce è 8 metri del carico, è un carico usuale, quindi non penso che sia una trave particolare, ma praticamente sono considerato una trave comune, no? Perché è chiaro che se è una trave con sopra un reattore nucleare, questo sarà ben diverso, così via, diciamo, se è una trave normale, e data questa luce qua, posso già subito individuare quella che è grosso modo l'altezza. L'altezza è grosso modo un decimo della luce, un decimo, se è molto caricata, chiaramente sarà magari un ottavo, così, se è molto leggera può essere un quindicesimo, per esempio potrebbe essere effettivamente 70 centimetri fino a, no? Che è più o meno un decimo, un undicesimo, forse un dodicesimo, un dodicesimo storico, e fare la divisione fino alla terza la cifra decimale, l'altezza è 70. Quindi dalla luce il carico in posizione usuale, il carico l'altezza complessiva, che è grosso modo questa, no? È una, chiaramente una situazione tentativa. Poi devo scegliere la base. La base grosso modo è un mezzo, un terzo, no? Se è un terzo, diciamo, più la trave è slanciata, più efficiente, però dopo abbiamo a disporre le armature, eccetera, così via, una trave ragionevole potrebbe essere una B. Se ho fissato queste quantità qui, poi chiaramente la trave avrà l'armatura inferiore, vediamo che la trave sia semplicemente appoggiata, qui sotto ci saranno degli appoggi fatti in materiale tipo neoprene o altro, cuscinetto elastico, un pad di materiale elastico su cui appoggia la trave, poi eventualmente ruotare, simulando la cerniera che non c'è. Beh, un'altra cosa che posso sicuramente fissare è, grosso modo, quale sarà il copriferro, ovvero grosso modo dove sarà piazzato il baricentro della natura, no? Il copriferro, diciamo, non è il copriferro vero, è la posizione del baricentro per l'asse inferiore. Il baricentro potrebbe essere posizionato, diciamo, vogliamo di non essere in situazioni particolari, di particolare aggressività. Supponiamo di disporre solo uno strato, perché una volta un paio di volte qua abbiamo visto che se mettiamo più strati questa C diventa più grande. Abbiamo fatto l'esempio che sembrava che la C venisse a 15 cm, qui possiamo mettere 5 cm, no? Allora, se questa è la posizione teorica dell'armatura, vuol dire che abbiamo, grosso modo, un'altezza utile, alfa o D a seconda di come la chiamiamo, che è 70 meno 5, 65 cm. La trave è semplicemente inflessa, no? E quindi posso ritenere che ci sia più o meno questa altezza, il corrente compresso del greggio di Mohs, e la distanza tra il corrente compresso e il corrente teso che è rappresentato dalla linea dove teoricamente ci sono le armature, la chiamiamo Z. Allora, Z, statisticamente, mediamente, lo possiamo ottenere pari a 0,9D. Allora, 0,9 per 65 cm fanno circa 60 cm. Voi avete la calcolatrice, potreste rifare i calcoli in maniera giusta, però grosso modo. Ed è presente che anche qui dentro, questo 0,9D, ci sono tante approssimazioni, quindi dopo forse è illusorio pensare che vorrebbe precisamente un'altra velocità. Quindi, grosso modo, il braccio, la coppia interna è 60 cm. Allora, vedete come, considerando condizioni di carico standard, come ci capiterà nello studio di tecnico, come ci capiterà quando siamo ingegneri triennali, perché il ponte ferroviario lo faremo solo se abbiamo fatto
ho la luce, dipendo naturalmente l'altezza, un decimo, un dodicesimo, la base è circa h mezzi o h terzi, mi viene la sezione quindi 35 per 70, copri ferro più o meno 5 cm, ci prendiamo un attacco solo, abbiamo 65 cm di altezza utile, braccio proprio a terra 60 cm. Vedete che queste sono considerazioni, diciamo, tipiche, la struttura cervicale cementramato avrà più o meno questa forma qui, statisticamente. No? Poi ci sono forme, casi particolari, no? Tantissimi casi particolari, però diciamo statisticamente questo può essere una situazione media. Allora, detto questo, la trave è dimensionata prima di tutto per il momento flettente. Allora, il momento flettente è questo qui, quello con la mezzeria, indipendentemente dal fatto che trasmo o no gli diagrammi di momento, quindi questa è la sezione X critica per il momento flettente. Questa sezione qui, io consiglio ad esempio la parte di sinistra, in questa sezione qui ci sarà un momento massimo che vale Q per L quadrato ottavi. Occhio che qui ci sono le verifiche degli stati elementi ultimi, dovrò usare il coefficiente di sicurezza sul carico, quindi Q deve essere già considerato con 1,5 se carico variabile. Poi in questo punto devo anche mettere il peso proprio della trave. Il peso proprio della trave, se l'ho predimensionata, è un carico che vale 0,7 x 0,35 metri quadrati per 2500 kg a metro cubo, ovvero 250, ovvero 25 kN a metro cubo. Mi trovo carico distribuito. Il calcolo del peso proprio è peso proprio della trave, è l'area della mia trave è 0,7 x 0,35, e questo numero è il quadrato. Poi il carico, questo proprio, è 25 kN metro cubo, che è il peso del calcestruzzo con l'armatura. Se non ci fosse l'acciaio, il peso sarebbe 24 kN metro cubo per questo numero qui, e qui viene fuori un numero kN al metro. Questo è il peso proprio della trave. Questo qui avrà dopo un coefficiente gamma G 1,3, poi se questo è Q, questo qui in effetti avrà da essere moltiplicato con gamma F, con gamma Q, come volete, che è 1,5. Quindi questo carico per 1,3, questo carico per 1,5 mi dà il carico totale, il momento me lo trovo in questa maniera. Bene? Allora, ho trovato il momento. A questo punto quello che posso pensare è questo. Questa è una sezione leggermente inflessa, so come criterio di progettazione che la rottura deve essere duplice, quindi ritengo che l'elemento che va in crisi è l'acciaio. Quindi con questa situazione qui avrò la resistenza di compressione, la resistenza di trazione, quello che va in crisi è l'acciaio. Quindi il dimensionamento dell'armatura longitudinale è calcolato in questa maniera qui. Il mio momento esterno, sono calcolato tutti i coefficienti eccetera, ovvio che qui ho messo Q tanto per mettere Q in effetti qui dentro, cioè questo Q qua in effetti non è questo, è questo qui per 1,5 più questo qui per 1,3, no? Mi sono calcolato il momento massimo della sezione di mezzeria la più sollecitata con tutti i coefficienti di sicurezza. Questo momento qua deve essere equilibrato questa coppia di forze, in particolare la stabilizzata dalla T, che risulta la coppia interna. Da questa equazione qui so che T deve essere l'armatura longitudinale
la f di y di per z che vale, abbiamo detto 60 centimetri, quindi per z questo deve essere uguale a m. Da questa reazione qua si ricavo l'armatura longitudinale. L'armatura longitudinale è l'armatura che ho in mezz'ora. Adesso non so quanto viene fuori. Supponiamo che l'armatura venga fuori 4 di 18. Va bene? Supponiamo che venga fuori un'area, io approssimo, per cesto, con 4 di 18. Quindi, in questa maniera qui, ho progettato la sezione di mezzeria. Sezione di mezzeria a 4 di 18. Ovviamente devo controllare che i 4 di 18 si stiano. Questo qui avrò scelto come 35 centimetri. Devo avere sotto a coperta 5 centimetri, quindi vedete ce l'ho anche nei dati. Centimetri, e devo controllare questo copriferro, 4 diametri e 4 interferi stiano nel 35 centimetri. Quindi se faccio anche brutalmente un conto, ho 5 più 5, 10 centimetri, e due copriferro, in effetti sarebbero sul baricentro del P18. Poi ho 4 P18, diciamo che siano 4 più 20, quindi sono 4 per 2, 8 centimetri. È approssimato, no? Per vedere che c'è qui sopra. Quindi in tutto ho 18 centimetri, questi qui sono 18 centimetri, la sezione è larga 35, quindi 18 meno 35 mi restano 17 centimetri per 1, 2, 3 interferri. 17 diviso 3 sono 5 centimetri qualcosa, quindi 4 fi 18 ci stanno, va bene? No? E mi resterebbe 17 centimetri, devo usare ovviamente 1, 2, 3 interferi che sono più o meno una volta e mezzo il diametro, oppure un inerte più grosso, se anche un inerte con diametro 3 centimetri ho 3 spazi, 3 interferi, 3 per 3 è 9 centimetri. Ma sicuramente quindi questa è la sezione di mezzeria, d'accordo? Voi provate a farvi il calcolo mettendo tutti i numeri precisamente, io vi sto facendo la traccia delle cose da fare, il controllo delle cose da fare. Poi a questo punto abbiamo dimensionato la trave, no? Dobbiamo controllare che questa A con S sia inferiore all'armatura bilanciata, quindi dobbiamo calcolarci l'armatura bilanciata. Vogliamo che il controllo sia fatto, adesso ci teniamo la trave, abbiamo capito più o meno quali sono le dimensioni, poi tutto. Abbiamo controllato più o meno le armature che siano ragionevoli, possono andare. Dobbiamo anche controllare che questa armatura qui sia minore dell'armatura bilanciata ma sia maggiore dell'armatura minima per evitare lo strappo delle armature quando la sezione si fessura, però sono due cerchi che sono da fare, però diciamo non sono particolarmente limitativi ma casi particolari. Io adesso segno la mia trave, la guardo un po' meglio, la mia trave la guardo così, la teniamo qui. Da qui entrare. La linea teorica è questa. L'appoggio da una parte all'altra. Questo qui. Sono due appoggi. Questa è la luce. 8 metri,
dimensioni le ho già fissate. Qua vedo i 4 i 18. La sezione di mezzeria, che è quella più caricata, è questa, in cui ho determinato 4 i 18. Se volete, qua sotto ci tracciamo il diagramma dei momenti. Allora, il diagramma dei momenti è fatto qua piccolino. No, adesso facciamo meglio. Andiamo anche poi i quadrettati. Questa è la linea di riferimento. Questo è il mio momento. È una parabola che è massima ovviamente qua. Supponiamo che la parabola sia questa. Questa B, insomma, dovrebbe essere simmetrica, più o meno nella verità. Questo è chiaramente mezzeria elemento, simmetria della mia trave, della mia parabola. Allora, se questo è il momento sollecitante, questo qui è un momento sollecitante, un momento esterno, che mi sono calcolato qui, in questa maniera qua, no? Questa sezione, questo momento qua, mi è servito per calcolarvi l'armatura inferiore e tipicamente se mi venivano fuori tipo 3.72 di 18 io ho messo 4 di 18, cioè l'armatura più grande. Quindi questa sezione qui, questo è il mio momento sollecitante, il momento resistente che è venuto fuori, come ho scelto l'armatura fuori l'eccesso, un momento più grande. Supponiamo che ad esempio il momento più grande del mio momento sia questo. Questo è il momento sollecitante e se volete ce lo siamo calcolati così, Q per 1,5 più B per 1,3 Q per L quadrato, risultato 8. Questo qui è il momento massimo che ho qui, no? Momento sollecitante massimo, figlio di carichi esterni con i loro coefficienti. Questo qui, lo stesso grafico, posso mettere il momento resistente. Momento resistente, questo qui, è dato da questa colonna qui, in cui ho messo l'area di 4π18, poi per FYD, per Z. Quindi questo è il mio momento. Chiaramente il momento resistente, siccome ho appunto o 3 o 4 P 18, 3 P 18 mi danno in area piccola di quella che mi viene fuori questa forma, devo mettere 4 P 18. No? Quindi il mio momento resistente deve essere maggiore o uguale del momento sollecitante. No? Se sono fortunatissimo, magari il momento resistente è proprio tangente qua, se no in genere è chiaro che il momento resistente non può finire qua sotto, e sicuramente la trave resiste, però evidentemente non si trova acciaio, no? Perché per esempio se avessi un momento resistente che finisce fino qua, verifica che sicurezza va bene, però probabilmente mi ho messo 6π18 quando mi basta 4, no? Quindi questo momento qua deve essere più grande di questo, ragionevolmente non troppo grande, se no ho sovradimensionato la mia. Allora, questo è il momento resistente in cui che è governato fondamentalmente dalla sezione critica X come la mezzeria, ovvero la sezione dove ho il momento massimo. Se avessi una mensola, la sezione critica è quella di Castro. Qui il progetto di questa trave qui è governato, uno, da queste dimensioni geometriche, due, pensate queste, con una ragionevolezza, da il momento che ho qui che mi determina l'area questa, che dopo io traduco in tondini, per esempio il 18, va bene? Allora, questa è la sezione di mezzeria, adesso dobbiamo spanderci, progettare la trave prima e dopo questa sezione critica. Qui entra in gioco la traslazione dei momenti. Allora, su questa trave ho teoricamente questo asse corrente dove ho le compressioni, questo è l'asse
frazioni, braccio della coppia è Z, ho già detto, pensate, sono 60 cm. Vuol dire che quando sono qui, per esempio, ci sarà teoricamente, da una parte e dall'altra, la maglia del mio traliccio di Morsch, questo sarà piccolo, puntone compresso, qui ci sarà l'altro, quindi teoricamente l'armatura che ho qui, questa biella, deve rimanere nello stesso valore costante fino a qua. Quindi questo è Z, è 60 cm, che vuol dire che anche quando sono qui, il momento di progetto è quello che ho qui. Allora traslo il mio diagramma dei momenti. Il diagramma dei momenti è questo, lo traslo in Z. Allora, se lo traslo di Z, vuol dire che questo punto qui, traslo di Z, 60 cm. Questo punto qui, lo traslo di Z, 60 cm, e tutti gli altri punti sono traslati. Quindi questo ramo della parabola viene traslato qua. È lo stesso ramo traslato. In questa maniera, un diagramma di momenti così artefatto è fatto in questa maniera. Allora sicuramente questa parte qui che esce dalla parte teorica della trave non ha senso. Oltretutto questa qui non ce l'appoggio, dopo la dovremo trattare a parte, questa è un dito, c'è un vincolo preciso, quindi lì dopo la trave se ne parla veramente malamente. Poi il tratto centrale costante, un tratto Z a sinistra, e la stessa cosa viene dall'altra parte, la trazione invece viene in altra maniera. La trattazione dei momenti è sempre fatta in maniera tale da incrementare il momento. Quindi per esempio, se io avessi questo diagramma qui che è quello di una mensola, la trattazione viene fatta in questo modo, tratto di Z, quindi sempre momento positivo o negativo sempre traslato alla parte più favore sicurezza. Allora se adesso guardo in faccia la mia, nel momento traslato, beh, i miei 4T18 se erano sopra il valore massimo per mezzeria posso anche traslarlo da una parte dall'altra, ma se il momento fosse costante fare quello di mezzeria, i miei 4T18 sono sempre, mi danno sempre un momento più grande, ovvero se volete il diagramma di momento resistente, che se è a sezione con 4T18 costanti è semplicemente un rettangolo, il diagramma di momento resistente, quasi più un rettangolo, ricopre completamente il diagramma di momento sollecitato anche se traslato. Quindi a un certo punto potrei anche chiudere qui la cosa. 4T18 mi vanno bene se mantengo costante su quella sezione. Se però guardo in faccia il diagramma di momenti anche traslato, adesso senza dopo cucire o esagerare nel suddividere le cose, però mi rendo conto che per esempio 4T18 in certe zone sono un po' esuberanti, no? In particolare quello che si considera è questo, ma adesso sulla mia trave, che è questa, non è che ogni sezione mi cambi l'armatura, no? Però diciamo in genere su una trave ci sono tre zone, generalmente che sono la zona centrale, che è in genere il momento più grosso, e in genere positivo. Poi le due zone laterali che in genere sono con un momento più piccolo, sono positivo, oppure un momento negativo. E per esempio, questa trave non fosse semplicemente appoggiata, ma fosse il traverso di un telaio, traverso di un telaio, un carico uniformemente distribuito, avrebbe un diagramma di momenti, grosso modo così. Quindi qui vedete, in genere è ragionevole pensare che qualsiasi trave abbia grosso modo tre zone. Zona centrale, più o meno stesa, dove in genere il momento è positivo,
e poi due zone laterali dove uno è un monumento più piccolo come qua, oppure addirittura cambia di segno. Il che vuol dire che su una trave in cemento armato normale, no? Parlando di una trave di un condominio, no? Se facciamo un ponte a travata in acciaio è un'altra cosa, però c'è un ponte, c'è una trave di un condominio, una trave appoggiata, una trave normale, grosso modo noi abbiamo da pensare che ci siano fermo restante del genere la sezione calcestruzzo costante, sempre 35-70, quello che è, quello che possiamo ritenere che l'armatura sia differenziata in tre tratti. La zona centrale, per esempio, possono essere l'armatura principale sarà sotto, e poi i due tratti laterali, questo qui e questo, se i momenti sono uguali, le sezioni sono uguali, però in questo caso qui le armature principali sono per esempio di sopra. Quindi normalmente sulla trave ci sono tre zone, quella centrale, due estreme, che hanno sezioni differenti, no? Se voi avete un ponte molto lungo, molto esasperato, potete avere anche magari 10 sezioni differenti con armature differenti. Se è una trave normale, in genere tre zone bastano. Quando si è raffinatissimo magari se ne usano 5. Allora, noi supponiamo che questa trave qui abbia la lunghezza di 4 P 18, abbiamo detto, per esempio, una delle cose che ci potrebbe venire in mente è, per esempio, dei P 18 ne possiamo togliere 1 oppure 2, e se togliamo, per esempio, togliamo di togliere un P 18, e togliamo un P 18, per esempio, questa è la formula del momento resistente con 4 P 18, se togliamo un P 18, il momento resistente di beta diventa 3 quarti. No, il 4 abbiamo tolto 1, resta 3 quarti. Quindi questo è 1, questo è 1, questi sono 2 più 2 contributi di 2 più 2 più 4 più 18, questi grosso modo sono 1, 2, 3, 4 più 18. Abbiamo scelto, infatti se notate nel mio disegno, per esempio, mi è venuto che con 3 più 18 eravamo appena filo sotto, quindi abbiamo dovuto mettere 1 in più per stare sopra. Adesso però un P18 lo possiamo togliere. Se togliamo un P18 vuol dire che, per esempio, se togliessimo un P18 vuol dire che il nostro momento sarebbe questo. Se ne togliessimo 2 del P18 il momento resistente sarebbe questo. Se togliessimo 3 P18 il momento resistente sarebbe questo. Qua abbiamo messo 4 barre, questo è il momento resistente complessivo, vedete qui il momento resistente è additivo rispetto alle aree di acciaio, con 4 P18 abbiamo questo, addirittura se ne mettessimo 5 avremo questo momento di superante. Se voi avete il foglio quadrettato del tracciato della parabola, vi rendete subito appunto di come può andare la cosa. Allora, questi sono 4, questo è il contributo 3P18, vediamo dove ci va bene. Allora, 3P18, il momento resistente deve coprire il momento sollecitante. Allora, speriamo di partire da questo estremo qua. Qui 3P18 ci vanno bene, perché se sono qui, questo è il momento di 3P18 e questo è il momento traslato. Quindi questo è più grande, addirittura in questa zona potrei metterne 2P18, perché questa è la linea di livello del momento resistente del 2P18. Però, diciamo, beh, quindi sagomare, mettere qui 2P18, poi per esempio il 3P18 li terrei qua. E quando siamo qui vedete il 3P18, il momento resistente del 3P18, interseca il diagramma dei momenti traslati, quindi fino a qui potrei tenere il 3P18, anzi, per essere sinceri, fino a qui a qui mi basterebbero 2P18, poi da qui a qui mi servirebbero 3, da qui fino a mezzeria che prossimamente me ne servono 4, potrei scalare le armature in questa maniera. No, però diventa troppo complicato scalare la propria armatura anche da poco,
guadagni poco o niente, quindi supponiamo di scalare soltanto, avere soltanto tre tipi di sezioni differenti. Allora, questa zona centrale, devo mettere 4x18. Vedete, 4x18 da qui a qui sono quelli che mi danno questo momento qui, che sta sopra il momento traslato. Poi prima e dopo me ne bastano 3, in questo caso qui il momento decresce questo valore qui, e le sezioni laterali sono con 3x18. A rigore, ripeto, potremmo fare un'altra scalatura. Quando siamo qui potremmo scalare a 2x18, no? E la stessa cosa qui, e qui potremmo fare 2x18, no? Quindi potremmo avere 5 sezioni, 5 tipi di armature: tratto centrale con 4x18, questi due lati con 3x18, gli estremi con 2x18, no? Se volete potete farlo, non è che c'è niente di particolare, però in genere come regola si tengono 3 suddivisioni, no? È chiaro che voi pensate, posso avere 4x18, aveste 8 barre di diametro più piccolo equivalente, la seghettatura potrebbe essere fatta più grande, quindi potete avere più possibilità di sagomare, solo che anche questo dopo diventa una cosa che non, in realtà non vale, perché è vero che risparmiate acciaio, però è vero che vi costa di più fare la gabbia della natura, quindi vi costa più l'operaio, per l'aiolo che sale per tutte le barre. Allora è meglio tagliare poche cose, che vi mette qualche un po' di acciaio in più rispetto a pagare il ferraiolo. Allora, in questa maniera qui abbiamo deciso che il nostro diagramma di momenti resistenti è fatto così, è costante fino a qua, poi c'è il tratto, un risalto e poi costante fino a qua. Se traccio, se tratteggio il diagramma di momento resistente, questo che ho tracciato finora è il momento resistente figlio di 3x18 e mi va bene dappertutto tranne la zona centrale in cui devo aggiungere un 18 in più. Come vedete, il diagramma tratteggiato, che è un momento resistente, così scalettato, ricopre completamente il diagramma del momento, anche questo qui, anche se traslato, no, perché sta sopra. Allora, a questo punto, con tutte queste considerazioni qui, abbiamo quindi deciso che la nostra trave sarà 70x35, 4x18 per questa zona centrale, e questa zona centrale, se io mi sono fatto il disegno appena appena in scala, lo misuro, questi sono 16 quadratini, questi sono 6 quadratini, 16 quadratini sono 8 metri, 6 quadratini sono 3,20 m, va bene? Dopo, se voi volete, potreste tirare fuori tutte le equazioni, eccetera, così via. Però, siccome siamo nella fase del progetto, la cosa non ci interessa, no? Io faccio un disegno, appena appena in scala, con righello, dopo riuscite a trovare quant'è il tratto centrale che avrà il 4x18. Anche qui, se questa distanza qui, il tratto centrale, mi viene fuori, che è, ad esempio, 365,4 centimetri, no? 365,4 centimetri, questo verrà arrotondato, 380 centimetri, o 370, quindi tenete ogni 10 o ogni 20 centimetri arrotondate fino alla terza cifra decimale, no? Quindi per esempio tratto centrale 380 cm, no? E non sarebbe neanche un dramma se per esempio voi dite 400 cm. Di conseguenza il tratto centrale è 400 cm, i due tratti laterali sono
200 e 220. Va bene? Se volete essere anche un po' più precisi, potrebbero essere 380 cm di questo, 210 e 210. Va bene? Facendo il disegno a scala, tutte le persone che incontrate, non c'è nessuno qui nel settore ingegneria strutturale che abbia fatto più calcoli di me. I numeri sono una cosa che mi piace, però è anche bene, dopo su certe cose, non che tiratore di operatore, bisogna vedere anche tracciare il disegno a mano, con una certa cura, poi ho progettato, prendere il righello, più o meno capire le proporzioni di come sono le cose. Va bene? Allora, abbiamo deciso che facciamo così la nostra trama. 4 più 18 nella zona centrale con questa larghezza e le due zone laterali 3 più 18. Allora, adesso dobbiamo però preparare la distinta dei ferri, no? Questa è la trama e adesso dobbiamo pensare di chiamare qualcuno e ordinargli i ferri. Allora, supponiamo che questo sia, abbiamo detto, 380 cm. Allora, i ferri che prendiamo sono fatti così. Qui abbiamo un ferro, qui ce ne sono 4, qui ce ne sono 3, quindi 3 ferri continui, dopo dovremo andare da qui a qui, e dopo dovremo pensare a come sistemare queste zone qui, no? Quindi, per il momento, vediamo che sono 3 punti. Poi ne prendiamo uno in mezzo, che deve stare qua. Allora il ferro sarà lungo 380 cm, quindi questo, se volete, è come ho detto, la posizione 1, il primo ferro è, ce lo prendiamo fuori, dobbiamo ordinare un P18, questo qui è un P18, lungo 380 centimetri, poi però il ferro deve essere anche ancorato, perché il ferro sono in queste sezioni qui, per esempio, da queste sezioni qui, questo ferro qua, che è questo, deve essere in grado di sopportare subito la pressione. Quindi in questa sezione qui, teoricamente in un momento può arrivare fino a questo valore, quindi la trazione con questa barra deve essere immediatamente disponibile, no? Quindi in questo momento qua io direi che il momento sia questo, quindi qui il quarto ferro deve essere subito capace di entrare in trazione. Allora vuol dire che deve essere ancorato a monte e quindi qui devo aggiungere la lunghezza di ancoraggio. La lunghezza di ancoraggio sono 40 diametri. Qui il mio ferro è lungo 380 metri, ma questa è la lunghezza, qui è già in trazione. Poi si va bene la lunghezza prima, chiaramente la lunghezza dopo, la stessa cosa qui. Questo, il tratteggio, devono essere due zone di ancoraggio della barra, perché qui comincia a entrare a sentire le cause di aderenza, chiaramente non fino a qua, da qui in poi può sviluppare completamente la sottrazione, resta costante praticamente fino a qua e dopo da qui decresce per andare a zero. Quindi 40 diametri, diametro di 18, 40 per 1,8 sono 4 per 8, 32, 72 cm. 72 cm di qua e 72 cm. I 72 cm servono per l'ancoraggio. Quindi complessivamente la posizione 1 è fatta così. Se volete, tratteggiare un singolo segnale più grosso, questo che è la zona di ancoraggio, poi questa è la zona attiva, dovete andare in negozio a comprare un P18 se serve un po'.
72 380 380, 4 14 22 522 cm. Va bene? Il vostro pidiciotto deve essere 524 cm. Va bene? Ci siamo? Questo è il pidiciotto, figlio unico, che tagliamo qui. Adesso dobbiamo sistemarci gli altri tre pidiciotto, che abbiamo detto vanno da una parte o dall'altra. Se voi pensate, anche se vi rendete conto, questi sono 72 centimetri, no? Sul quel disegno più o meno che abbiamo fatto noi, che è anche abbastanza a scala, questi sarebbero 2 metri. Se voi guardate, 72 centimetri sono un terzo di questi 2 metri. Quindi il ferro è fino a qua. Se noi avessimo scalato anche il 2,18 qua, comunque da qui, che è circa metà, sarebbe rimasto più o meno un metro. E dopo anche comunque l'altro 18 arriva a 72 cm di ancoraggio, grosso modo il ferro comunque andava fino qua. Diciamo, è per quello che non vale tanto la prima scalata, perché tanto avrei guadagnato soltanto mezzo metro da una parte e dall'altra di 18. D'accordo? Guarda questa lavagna qui. Allora, questa distanza qui, diagonale,
sarebbe 60 che radice di 2, 1,4, 60 per 1,4 sono circa 84 cm. Quindi questa distanza qui è 84 cm. Siccome le mie fessure partono teoricamente così, 45 gradi, no? L'ampiezza del mio puntone è pari a metà di questa distanza qui. Questa qui, questa distanza qui, sono ancora 84 cm. Il mio puntone, tutti i miei puntoni teoricamente sono la metà. La larghezza teorica del mio puntone che è metà questa, perché se io considero questa larghezza tra una piede e l'altra, metà di questa distanza è pertinente a questo puntone, metà è pertinente a quest'altro, quello che mi resta, questa parte qui, proprio pertinente a questo puntone. Quindi la larghezza del mio puntone è 84 diviso 2. Quindi questi sono 84 diviso 2, circa 42 cm. Va bene? Vedete che io sto materializzando i miei superpoteri, quello che è la larghezza del puntone, cioè il puntone è largo a questa larghezza qui, 42 cm circa, e poi ha profondità che è qui, che è 35 cm, la larghezza della sezione. D'accordo? Allora, questo è il mio puntone, tutti i miei puntoni teoricamente hanno questa larghezza, vuol dire che anche il puntone B teoricamente ha questa larghezza. Quindi il puntone che io segno così e che va da questa cerniera teorica a questa cerniera teorica, che io segno soltanto con la questa linea qui, alle volte segno così per dire che è compresso, in effetti è una fascia di calcio e fuzzo che posso ritenere abbia una larghezza più o meno di 40 cm, 42 cm. Vuol dire che qua, se dovessi fare un diagramma di sigma, dovrei avere tutte le sigma, disposte così, no? Che spingono su questa larghezza di 42 cm. Profondità è 45 cm. Poi vi ricordo che in questo caso qui, oltre ad avere la compressione in questa direzione qui, ho anche la trazione dall'altra parte, con la regione crucetario in altra parte, quello che mi abbatte per tutto il regresso e la resistenza a compressione del mio, del mio puntone. Il puntone non è semplicemente compresso come nel modello particolare, perché dall'altra parte la trazione, che è proprio quella che è di fessura. Allora, questa è la larghezza del puntone. Quindi questo, se volete, questo fascio di compressioni lo devo accomodare, lo devo definire. Non può finire teoricamente in un punto, no. Se questo fascio di compressione finisce in un punto, questo è un coltello che taglia. Quindi avrà delle dimensioni. Teoricamente la cerniera è un punto, però adesso deve avere delle dimensioni. Allora, vediamo come possono essere le dimensioni. Allora, abbiamo detto che questi sono 42 cm, no? L'altezza è 70, questo 42 cm, questo è 60. Allora, la compressione, questo fascio di compressione mi arriva qui. Va bene? Io teoricamente l'avevo concentrata solo sull'asse della piega, però in effetti è diffuso. Allora, arriva qui, quindi vuol dire che tutta questa zona qui alla fine si prende compressione inclinata. Allora, quanta è questa larghezza qui? Beh, se questo è 42 cm, questo è 42 cm, questo è 42 cm per la radice 2. Quindi questo è 42 per la radice 2, torniamo ad avere i nostri 60.
bello della natura. In effetti dopo adesso dobbiamo pensare a quanto sia grande il tappetino, l'appoggio, non ci può essere una cosa puntuale su. Allora, quello che si ritiene è che qui ci sono delle compressioni e qui si possano di fuoco, qui ci saranno le compressioni verso il basso, che sono quelle che mi danno la, che sono arrivate dall'elettro. Sotto ci saranno le reazioni che vengono da sotto, che io devo equilibrare questo carico. Allora, quello che si può pensare è questo, che qua sotto ci siano delle compressioni disposte in questa maniera e che dopo si diffondano a 45 gradi fino ad arrivare teoricamente all'asse del corrente dove incontrano le sigma che vengono dall'alto. Allora, questo è 5 cm, vuol dire che questa inclinazione è 5 cm dall'altra parte, questa zona qui di appoggio deve essere 60 meno 10, 50 cm, quindi il mio tappetino, questo qui, è una superficie d'appoggio dell'ordine di 55. Va bene? Poi, fino a qua, in questa maniera qui ho dimensionato questo oggetto nella sua larghezza, il spessore è in genere dell'ordine di un paio di centimetri, 1-2 cm. Quindi questo è il nostro tappetino. Poi è chiaramente un dimensionamento, come tutte le cose che vediamo sempre noi quest'anno, a favore di sicurezza, quindi è sovrabbondante rispetto a quello che un ingegnere più smaliziato che ha fatto la magistrale può fare, però meglio essere più a favore di sicurezza piuttosto che. Allora, abbiamo definito come è fatta questa zona di appoggio. Allora, per intenderci, se questa è la linea teorica di appoggio, sarebbe questa, la stessa cosa dall'altra parte, questi sono 800 cm, abbiamo visto che l'ultimo pezzo di compressione, l'ultimo tratto di compressione, teoricamente finisce qua. Questo qua, vista da questo, metà questa distanza qui, la distanza era 60 cm, quindi questa distanza qui sono 30 cm, quindi la nostra trave già fino a qui ha 30 cm da una parte e dall'altra in più. La trave fisicamente ha luce teorica 8 metri, 800 cm, ma è lunga fisicamente, questo punto qua, 860 cm, perché ci deve essere l'appoggio. Poi, da questo punto in avanti, finisce la compressione e quindi da questo punto in avanti, teoricamente, ovvero da questo punto in qua, l'armatura deve entrare in trazione. Quindi, in maniera cautelativa, la lunghezza di ancoraggio dei P18 deve partire da qui in avanti. Allora, la lunghezza di ancoraggio, P18, ne abbiamo 3, però sono sempre 72 cm. Allora, se da qui in poi ci devono essere 72 cm, come prendete conto, 72 cm escono qua e poi dovrebbe esserci 5 cm di copriferro. Allora, non si può fare uno spazio così grosso, no? Perché praticamente qui abbiamo 30 cm più 70, abbiamo una trave fuori con due spazi di un metro a questa parte e di un metro a questa parte, no? Quindi non vale. Allora, quello che si fa è questo.
siamo dentro. Continuare da qui per 5-10 cm per essere sicuri di essere fuori dalla zona di compressione e poi svuotare la barra. Quindi i miei 72 cm mi accoraggio di fare così. Questo è un tipo di ancoraggio che abbiamo visto quando abbiamo tracciato l'ancoraggio, no? È quella forma, se ricordate, era quella, quella forma piegata in cui l'ancoraggio non valeva più, non doveva essere più 40 di diametro, ma quanto doveva essere? Ve la ricordate? 25 diametri. Quindi se pieghiamo così la barra, la lunghezza complessiva deve essere 25 per 18, sono 450 centimetri, 45 centimetri, giusto? Bene, quindi sono 45 centimetri. Allora facciamo il calcolo, da qui a qui sono 5 centimetri, poi questo tratto qui devono essere 40 cm. Quindi la nostra sezione, la nostra trave è fatta così. Questa è la linea teorica d'appoggio. Poi qui ci sono 30 cm dove finisce il puntone compresso. Da qui in qua facciamo partire l'ancoraggio, abbiamo deciso di finire 5 cm dopo piegare. E poi ci saranno 5 cm di ferro. Quindi la trave a 30 più 5 più 5, 40 cm fuori dalla linea teorica da questa parte e 40 cm dall'altra parte. Quindi oltre 30 cm che ci servono per incanalare le compressioni, ne abbiamo anche 10 da una parte e 10 dall'altra. Quindi la nostra trave complessivamente a luce teorica 8 metri e poi a 40 cm prima e 40 cm dopo, che sono la zona in cui c'è l'appoggio da sotto con il neoprene e c'è l'ancoraggio della, della barra. Va bene? Quindi fisicamente la nostra trave è lunga 880 cm. Teoricamente la trave è lunga 800 cm per disposizione costruttiva. Poi guardiamo queste barre se effettivamente riusciamo a piegarle. Effettivamente da qui sono 5 cm, questo qui ce ne restano 40. Questa distanza qui Z è 60 cm, 40 cm di meno, 2 terzi, quindi più o meno questa testa qui c'è ancora altro che è sotto Z, quindi sta nella curva. Va bene? Se noi avessimo avuto al posto di 40 cm, ci fossero venuti, che ne so io, 80 cm, la barra usciva fuori dall'altezza fisica della sezione, quindi non andava bene. D'accordo? Che l'ancoraggio deve stare nel calcestruzzo, se no, se sta nell'aria, non è ancoraggio. Bene. Questo è per esempio uno dei motivi per cui effettivamente è meglio mettere 3P18 piuttosto che magari un P30, se qui ci fosse stato un P30 anche piegato, erano 75 cm. 75 cm tra l'altro 7, qui ce ne sono 5 e usciva di 10 cm la barra, quindi non poteva ancorarla. Va bene? Quindi questo è anche un trade-off, cioè in genere la barra più piccola, meglio, dopo non ci posso fare troppo barre piccole, perché no? Accende dopo l'intervento di quest'anno, però mentre il bar è troppo grosso, dopo l'ancoraggio ci vuole la lunghezza enorme. Va bene? Ci siamo? Questa è l'armatura finale. Poi, per quanto riguarda l'armatura trasversale, sicuramente ci saranno delle staffe, le staffe non avranno sicuramente il passo Z uguale a 60 cm, no, sono più fitte. Tipicamente potrebbero essere più basso 15 cm, quindi potremmo esserci in ciascuna maglia, almeno nella zona più sollecitata a taglio, ci sono almeno una staffa ogni
appoggio, ci sono probabilmente staffe ogni 15 cm, poi posso fare tirare fatto magari di 20 cm. Le staffe però non terminano qui, devono andare anche oltre, quindi devo staffare anche la zona dell'ancoraggio, perché ricordo che per esempio se guardo la trave da questa parte qui, la guardo da questa parte, questa qui è la mia sezione, questo uguale 70 cm, questo abbiamo detto 35 cm, poi ho le tre staffe, cioè le altre tre barre, sono queste qui, le barre sono queste, e dopo sono risultate in su dei 40 cm. No? Queste qui, siccome sono tese, cercano di spellermi in questa maniera qui, di sperare lo splitting, ma abbiamo visto questa parte qui, la parte laterale che c'è qui, per queste cercano di uscire, quindi ho bisogno qualche registrarma e delle staffe per evitare lo splitting della zona di ancoraggio, d'accordo? Come abbiamo visto quando abbiamo progettato l'ancoraggio. La staffatura qui la proseguite con lo stesso passo che avete per il taglio, d'accordo? Lo stesso passo dito fino a cogliere l'ultima barra. Alle volte le staffe si usano, oltre alle staffe di questo tipo qua, si mettono anche staffe in orizzontale. No. Però diciamo, fatto i casi particolari, questo è quello che a noi serve, no? D'accordo? Se voi, per esempio, dimenticate l'ancoraggio qua, magari mettete anche qui il ciocco, lo fermate qua, come se non ci fosse, no? Perché la barra non c'è, qui la cerniera non c'è, quindi la barra non può rinunciare. Quindi l'ancoraggio è essenziale, come anche essenziale, se voi considerate questa è l'ancoraggio, questa qui, scusate. Perché se non la considerate, la barra è 380, centimetri, la vostra barra comincia a essere efficace solo qui, solo qui, quindi quando comincia a essere efficace qua, vedete il momento su una città più grande, quindi la trave è più potente. Prima di fare la nostra pausa, volevo ancora fare questa precisazione qua. Come vedete le staffe, diciamo sia nelle travi che nei piastri, abbiamo la natura longitudinale, allora, l'asse longitudinale della trave in genere orizzontale, il pilastro verticale, la natura longitudinale che porta in questa maniera, qui per il pilastro, e poi c'è la natura trasversale, intesa come trasversale all'asse. No? La natura longitudinale può essere almeno un diametro F8 per le travi e almeno un F12 per i pilastri, perché le barre si possono stabilizzare. Poi, in entrambi i casi, ci sono le armature trasversali. Va bene? Allora, da fuori, il pilastro o la trave hanno più o meno sezione rettangolare, quindi è difficile distinguere. Quello che distingue i due elementi, le due sezioni, sono come sono disposte le armature. Quindi, per esempio, voi vi dicono, ingegnere, questa è una trave, è una sezione di una trave, oppure ingegnere, questa è una sezione di un pilastro, voi dovete riconoscere subito se uno è una trave o un pilastro. Allora, in entrambi i casi devono essere sicuramente almeno 4 barre di spigolo, più o meno grosse, no? Se la natura è simmetrica sono uguali, se non è simmetrica c'è una parte di più. Poi, ci devono essere, ci possono essere queste possibilità.
semplice, armatura trasversale, e poi che può essere questa in un altro caso. Allora, questa può essere la sezione di una trave, questa non può essere la sezione di un pilastro, perché la distanza tra le barre in una trave può essere qualsiasi, noi per esempio qualsiasi, diciamo, qui noi abbiamo messo 4x18 sotto e qui probabilmente mettiamo 2x18 sopra, per dire quello che è, la distanza sono 60 cm. Invece nei pilastri, nelle sezioni di pilastri, la distanza tra le barre non può essere più grande del lato più piccolo. Qua il lato più piccolo è questo. Quindi la distanza tra queste due barre